Ma secondo voi il salnitro è una muffa o no? Chiediamolo al diretto interessato. Mister Salnitro? Yeah. Muffami, 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 oh. Se tu mi vedi il muro sano più non è. Muffami, 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 yeah. Ancora tu! Ma non dovevamo vederci più? Io lo so, però volevo chiederti, ma tu sei una muffa o no? Ma è ovvio! Io non sono una muffa! Sono un residuo di sale! Ganon! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Gan On. Io sono Stefano e finalmente mi sono deciso a fare un video di approfondimento su Salnitro e su umidità di salita, siccome ho visto che c'è un pochino di confusione. Ma prima, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un bel mi piace, così vedrete un po' tutti i video che faccio e magari qualcuno vi può anche interessare. E se non avete proprio nulla da fare, seguitemi anche sul mio canale Instagram, Gun On. Bene, possiamo iniziare. Qualche mese fa ho realizzato un video che parlava appunto di salnitro e di umidità di salita. Anzi, vi lascio il link in descrizione, eppure qua sopra, così lo trovate facilmente. E ho visto che avete mostrato un grande interesse per l'argomento e mi avete posto alcune domande un po' spinose e tenterò in questo video di rispondere alle 6 domande che mi fanno più frequentemente sul salnitro, tentando di rispondere nella maniera più chiara possibile. Siete pronti? Andiamo con le domande! Anche se comunemente viene chiamata muffa bianca, quel residuo bianchiccio che trovate sul muro non è affatto muffa, ma bensì sono sali ed è la conseguenza di tre elementi diversi: l'acqua contenente batteri e ammoniaca, carbonato di potassio che è contenuta nel muro e infine l'aria. E la conseguenza di questi tre elementi messi insieme è appunto il salnitro. E quindi non è una cosa di origine organica, ma sono proprio sali, sono cristalli di sale. E non c'entra con l'umidità che c'è nella stanza, perché lì sì, se c'è umidità nella stanza e non c'è ricambio di aria, può crearsi quella muffa. Anzi, ho fatto anche un video a riguardo, ve lo lascio qua sopra. Ma in questo caso proprio non c'entra, perché l'umidità di risalita è proprio l'acqua che è nel terreno e viene spinta verso l'alto nel muro. E poi fuoriesce dai nostri muri all'interno della stanza. Mi spiace dirvelo ragazzi, ma no, non risolve definitivamente il problema. Anche perché se volete intervenire sul problema alla radice, dovrete mettere mano al portafoglio e andare a intervenire su intercapedini e vespaio. Non ci sono santi che tengano. Il prodotto che ho utilizzato io, però, è molto efficace, perché va a intervenire proprio sul salnitro e sull'umidità di salita. Ci sono anche altri prodotti che fanno più o meno lo stesso lavoro, mi viene in mente Mapei, Poromap o Keracol, Osmocem, insomma, di prodotti nuovi che aiutano, ce ne sono parecchi, però non è la soluzione definitiva. E chi vi dice, ah, io ho trovato questa soluzione qua, o magnetica, oppure iniettando della resina nel muro o comunque come ho fatto io rasando direttamente il muro. Non è definitivo nemmeno quello, ragazzi, bisogna andare a risolvere il problema alla radice. Terrà qualche anno, una decina di anni, ma non è una cosa definitiva. Con questo però non sto dicendo che dopo 2 o 3 mesi l'intonaco si rispacca ancora anche col prodotto che ho dato io. Riconoscete la parete qua dietro? Eh sì. È la parete che ho fatto 8 mesi fa e guardatela. Anzi, sposto anche la cassapanca così la vedete interamente. Direi che ha tenuto, no? Questa è la domanda barra affermazione che mi dà più fastidio. Non tanto la domanda che qualcuno chiede e io gli rispondo tranquillamente,
ma l'affermazione di qualcuno che spara a zero senza conoscere il prodotto, dicendo che vado a creare un tappo. Non vado a creare nessun tappo, ragazzi, perché questo prodotto è traspirante ed è studiato specificamente per il salnitro e per l'umidità risalita. E fra parentesi, non sono sponsorizzato da nessuno per dire queste cose, parla solamente la mia esperienza riguardo, e poi dopo lo vedremo, perché questo intonaco è idrorepellente e resiste ai sali, ma è traspirabile. Infatti l'acqua contenuta nel muro esce poi sotto forma di vapore, sono appunto i cosiddetti intonaci osmotici. Io mica lo so, Stefano, ti vogliono! Rispondo io. Scusatemi, sapete che nel mio video sono un pochino matto. Bisogna grattare fin quando tutte le parti che non sono ben ancorate al muro si staccano. Quindi andate dentro con olio di gomito e togliete tutte le parti che non sono fisse al 100%. Se volete fare un lavoro fatto bene, anche più del necessario, potete anche grattare via interamente la parete. Però quello che ho visto io, basta grattare quelle parti lì e comunque rimane tutto ancorato perfettamente. Sì, ho esperienza, perché prima di fare il video che avete visto, ho provato a testare il prodotto in un'altra stanza. Ve la faccio vedere, non è adatta ai deboli di cuore. Dai, andiamo insieme a vedere. Sono passato da una situazione di questo tipo a... questa. E considerate che l'ho fatta nel 2019 e ha tenuto benissimo, sia nella parte verticale che nella parte orizzontale. Ha tenuto molto bene. E alla fine ho anche messo una sauna di cui farò la recensione, quindi iscrivetevi così vedete il video più avanti. Ecco, questo non l'ho specificato e faccio mea culpa. In realtà sarebbe da dare due mani, non una. Io in questa ne ho data una, ma nell'altra stanza che avete visto ne ho date due, e difatti nell'altra ha tenuto molto bene ed era anche sia verticale che orizzontale la parete. E avete visto come l'ha messa prima? Ecco, sono passati quasi 2 anni e ha tenuto perfettamente. Però bisognerebbe dare due mani, ho visto che tiene un po' di più. Bene ragazzi, siamo arrivati alle conclusioni finali. Scusatemi, è stato un video parecchio noioso, però dovevo farlo, dovevo togliermi quel sassolino dalla scarpa. E almeno ho chiarito un po' i punti che ho lasciato un po' nel dubbio nel video che avevo fatto. O almeno spero di essermi spiegato sufficientemente. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Però non capisco una cosa. Da quando ti hai eliminato da questa parete, dov'è che sei andato? Da quando mi hai cacciato via da questo muro, ho dovuto rifugiarmi nel tuo box auto! E allora devo eliminarti anche dal box auto. Lurido pezzo di merda!